Lo stabilimento Pau Beach, dove si può andare anche col cane, è uno stabilimento che è strapieno. Io la prego di ascoltarmi, perché qui siamo per ascoltarci e per parlare insieme. Gli stabilimenti che accettano anche animali sono stabilimenti che fanno aumentare il turismo, sono stabilimenti che portano turismo, economia, crescita occupazionale. Tra uno o due anni voi sarete orgogliosi di questo, anche perché sono queste strutture che permettono di combattere in maniera concreta non soltanto l'abbandono degli animali, ma anche la violenza, la tossicodipendenza, perché sicuramente in zone pulite come queste non ci sarà più lo spaccio di droga, non ci sarà la prostituzione notturna. E proprio, sono proprio queste spiagge che possono permettere di migliorare queste situazioni. Io sono sicuro che voi fra uno o due anni, quando vedrete aumentare i turisti, sarete orgogliosi di queste aree, perché queste aree non precludono nulla. In Emilia Romagna il turismo è cresciuto grazie a queste aree. E nel Lazio la stessa cosa, nel Veneto la stessa cosa. Noi dal 2005 stiamo facendo crescere anche l'economia turistica dell'Abruzzo, che è in crisi e che potrà crescere proprio grazie a queste strutture, grazie a queste situazioni. Io vi chiedo soltanto di aspettare, fra due mesi, fra tre mesi, voi vi renderete conto che la vostra economia crescerà, le vostre abitazioni aumenteranno della valorizzazione, perché in queste strutture ci sarà una richiesta di posti, ci sarà un aumento di turismo, ci sarà un aumento dell'economia. Questo è quello di cui dobbiamo renderci conto, dobbiamo avere anche la civiltà e l'onestà di apprezzare questo tipo di strutture. Io voglio ringraziare il sindaco, sia chi ha realizzato questa struttura, e dargli anche la parola, se vedete, sia Giusica che gestisce questo stabilimento che al sindaco. Grazie, questo è un atto di civiltà, io devo dire che alcuni stanno disinformando e magari utilizzando dei metodi non democratici, ma noi dobbiamo informare e rinforzare le gambe a un atto di grande civiltà che la Giulia Nova si sta realizzando. Intanto è stato fatto un atto, redatto un atto, votato dal Consiglio Comunale, che prevede l'istituzione sull'arenile di Giulianova di una spiaggia libera per gli umani che possono avere la possibilità di condurre gli amici a quattro zampe in questa spiaggia. Non è vero che questa spiaggia non è per gli umani, anzi, non è vero che la spiaggia libera sarà usata sempre a questo sito, è stata istituita e noi ubicheremo fino al 30 settembre questo sito e poi verrà ubicato in un altro tratto di arenile della città di Giulianova, così come è stato deciso dal Consiglio Comunale. Viva il sindaco! Terza cosa! Questa spiaggia si chiama unica, Walter, perché è unica nel suo genere, è vero. Fortunatamente ci sono altri esempi, a Lignano Sabbiadoro, a Fregene, a Rimini nel Lungomare Centrale, a San Benedetto, a Monte Carlo, però l'unicità di questa spiaggia sta in un aspetto, che in questa spiaggia c'è un servizio veterinario gratuito
perché grazie a un avviso pubblico che noi abbiamo pubblicato dopo la delibera di consiglio comunale, c'è stato chi ha partecipato, ha creduto in questo progetto, cioè la dottoressa Giuseppe Branella, che io ringrazio. E soprattutto ringrazio per la dedizione, per il trasporto, per l'impegno che si sta mettendo, per la civiltà e soprattutto consentire un ringraziamento a tutti questi ragazzi che le danno l'aiuto, che sono ragazzi che stanno facendo il corso di laurea in veterinaria, che danno il loro apporto, supporto e stanno qui ad apprendere. E vorrebbero sentire civiltà e educazione da parte di tutti. Voi sappiate una cosa, Giulia Nova è una piccola minoranza che capirà. Perché sono disinformata, io vi assicuro che stamane è un'ora che sono qui, ho parlato con tanti cittadini, alcuni che erano stati disinformati e con i quali ho parlato. Io vi assicuro che alcuni che sono stati informati correttamente, che hanno compreso la validità, la valenza e soprattutto la grande spirito di cui è portatore. Allora, qui c'è un regolamento, qualcuno ha voluto dire. Li vogliamo Mussolini! Mussolini! Ma non è vero, perché c'è un regolamento che prevede che qui i cani possono accedere quando sono morti. Viva Nerone! Viva Nerone! La dottoressa Branella che ha lanciato una promozione in questi giorni. Devono avere il tesserino sanitario, possono accedere solo con il pistaglio rigido, vedete i cani qui stanno tutti sul pistaglio, qualcuno aveva detto che avrebbero scorrazzato, ma non è vero, non bisogna dire queste cose, possono accedere allo specchio aspro, sono 5 per volta, peraltro sono molto più piccoli di tanti umani.